siamo riusciti anche quest'anno, nonostante le difficoltà, a mantenere inalterate le tariffe per la raccolta e smaltimento rifiuti, le TARI, che nonostante il tipo di raccolta, che è una raccolta porta a porta, una raccolta differenziata che comporta anche maggiori spese, ma è una notevole salvaguardia per l'ambiente e anche un fatto educativo contro lo spreco, a mantenere le stesse tariffe. Ci sono piccolissimi aggiustamenti, nel senso che si sono chiusi alcuni esercizi e quindi, come tutti sanno, questo servizio il Comune deve mantenerlo a pareggio. Tanto entrano dei cittadini e tanto può spendere. Per cui, pur essendo inalterate le tariffe, su alcune categorie potrebbe esserci l'aumento complessivo annuale di qualche euro. Però c'è l'orgoglio di aver mantenuto basso rispetto a tanti altri comuni, con una raccolta che è particolarmente rispettosa dell'ambiente, queste tariffe, consapevoli che i costi, soprattutto per gli esercizi in montagna, sono già elevati, e anche per gli abitanti della seconda casa, verso i quali abbiamo mantenuto lo sconto del 30%, sapendo che ci permettono questo servizio e che andrebbe aumentato questo costo, ma andrebbe aumentato questo sconto, ma se aumentiamo questo sconto non ci sarebbe più permesso il servizio. Mi scuso quindi con i proprietari delle seconde case, però rendo merito a loro che Berceto è più in ordine grazie anche al loro contributo. Sono tariffe alle quali tengo in modo particolare, e se ricordate, per poterle gestire come comune senza farle imporre dal governo con dei criteri scriteriati che avrebbero indotto a chiudere diversi esercizi commerciali, soprattutto i ristoranti e le trattorie della montagna, mi ero messo in mutande nel 2013, proprio perché voglio tutelare i nostri concittadini.